Nel periodo non collegato la Juventus è andata vicina al gol del vantaggio, mentre attenzione, errore del Lecce nel rigore, Ronaldo al limite dell'area, Dybala ha segnato la Juventus esattamente al minuto 8 nella corsa della ripresa, cambia il parziale a Torino, grandissimo gol di Paulino Dybala, la gioia così come aveva fatto del resto a Bologna, è andato a spolverare l'incrocio dei pali alla sinistra dell'estremo difensore del Lecce, portando in vantaggio la Juventus. In vantaggio la Juventus, calcio di rigore ovviamente affidato ai piedi di Cristiano Ronaldo che parte in rete, ha raddoppiato la Juventus di potenza centrale, CR7 porta a 2 le reti bianconere al 17esimo nel corso della ripresa, il Lecce che sotto quindi di 2 gol e di un uomo, Juventus che conduce per 2-0, calcio lungo che pesca in posizione di ala sinistra, Cristiano Ronaldo punta adesso l'avversario Donati, si accentra, CR7 colpo di tacco splendido per Higuain, sinistro, il ruggito del Pipita che si alza nel cielo di Torino per la terza marcatura della Juventus, Gonzalo Higuain torna al gol al riavvio del campionato dopo un'assistenza splendida di tacco ad opera di Cristiano Ronaldo, ancora Douglas Costa, ecco il suo traversone in mezzo della rete, la quarta rete della Juventus con Ramsey, anzi scusate con De Ligt, chiediamo scusa, sono biondi entrambi, De Ligt segna la rete del 4-0 al 40esimo minuto.